È un orgoglio per noi produrre queste mascherine perché ci sentiamo parte di fare qualcosa di utile, insomma, e per cui per noi è veramente un orgoglio. Ogni mascherina poi è una persona. Esatto, e questo è veramente bello e ci fa sentire di lavorare per qualcosa di utile, insomma. Si fa quel che si può. E se poi pensiamo che comunque diamo una mano, siamo contente di farlo volentieri, anche se preferiremmo tutte stare, penso, a casa a goderci la famiglia anche in questo momento, però è bene lavorare, insomma. Visto quello che c'è, che succede in giro, ci siamo tutte messe in buon coso per riuscire a fare il meglio, insomma. Avete vinto la paura per? Per poter fare... Cioè, per poter dare anche un servizio alle persone che magari hanno problemi o sono senza di queste mascherine che appunto sono necessarie in questo momento. Che noi continuiamo a lavorare, viva Dio, sappiamo che l'azienda comunque non lavora a scopo di lucro in questo momento, però diciamo non siamo nemmeno in perdita, di conseguenza stiamo facendo quello che possiamo, insomma, come tutti. Ecco. Prevalente alla missione umana. Sì, quello sì, quello sì. No, sì, 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 ci sentiamo più... stiamo facendo la nostra parte, insomma, ecco. Il grande vecchio dell'azienda che mai mi sarei aspettato dopo 60 anni di lavoro di tessile e confezioni di fare mascherine. Comunque è piacevole. Dai. È una missione in questo momento, non è solo una produzione. È piacevole, una missione, ok. Grazie. Ne ha viste tante, ma mai... Mai così, ok. In questo momento, anche pensando al futuro, quali sono gli elementi, secondo lei, che vale la pena salvare anche in base all'esperienza che ha? Far del bene.